E di nuovo insieme la seconda parte del nostro appuntamento di questo lunedì. Naturalmente, prima di passare ai prossimi ospiti, vi ricordo ancora una volta la nostra mail. Voi continuate sempre a scrivere ad angoli@espansionetv.it. Bene, è davvero appena iniziata la settimana santa, quindi vogliamo come d'abitudine fare una riflessione e darvi anche tutti gli appuntamenti importanti che potrete condividere con Espansione TV sotto il punto di vista della liturgia e del raggiungimento alla Pasqua. Lo faremo con i prossimi due ospiti e quindi io saluto e ringrazio, come sempre, per essere con me in queste occasioni, Don Giovanni Illia. Ciao Don Giovanni. Ciao Dolores, buonasera a tutti i telespettatori. Grazie, e insieme a te, come d'abitudine, c'è anche Paolo Carboni. Ciao Paolo, ben ritrovato anche a te. Grazie, ciao Dori e buonasera a tutti. Bene, allora Don Giovanni, io immediatamente vengo da te perché sono molte le cose che vorrei condividere. Innanzitutto, quando ci siamo collegati in occasione dell'inizio della Quaresima, io ti chiesi con quale spirito, dopo un anno di pandemia, un anno pesante, di difficoltà, i fedeli avrebbero vissuto questa Quaresima, che a sua volta comunque corrisponde a un periodo comunque di raccoglimento. Secondo te, come è stato vissuto e come è stato interpretato questo periodo? Ma prendo un'espressione del Papa, il quale ha detto: abbiamo iniziato questa pandemia impauriti e adesso siamo provati. Ecco, credo che fotografi bene la nostra situazione di questo momento. Siamo provati perché cogliamo tanta insicurezza che ci viene da chi deve gestire la nostra vita sociale pubblica, forse talvolta insicurezza anche che ci viene da chi dovrebbe esserci testimone di fede, aiuto di fede. Credo che questi problemi ci rendano più difficile avvicinarsi alla Pasqua, ma per noi la Pasqua deve essere comunque una occasione di speranza, una occasione di attesa e di rinnovamento. Sarà quindi, come d'abitudine, il significato della Pasqua, transizione, passaggio, ma soprattutto appunto questa resurrezione di Gesù che ha dato la propria vita per sé, quest'anno ancor più significativa, perché come hai detto tu abbiamo atteso, ci siamo sacrificati, anche il Papa ha sottolineato, c'è stato paura, c'è stato timore, ma adesso c'è anche voglia di rinascere, c'è stato un cambio di passo, ci sono le vaccinazioni, quindi c'è una prospettiva di fronte a noi di rinascita vera. Quindi sarà una Pasqua davvero di resurrezione? Ma certamente, grazie a Dio, la scienza ha fatto il suo lavoro e siamo messi dinanzi a una possibilità di uscita da questa malattia, comunque di poterla affrontare. Credo che però la Pasqua di risurrezione apra anche a significati altri, più alti, più significativi. Ci accorgiamo certamente che per risorgere abbiamo bisogno di guardare oltre il limite che segna la nostra vita, che ci impoverisce, che ci abbatte. Il risorto non è un sogno, il risorto è una realtà, è un dono, è una presenza. E lui diventa per noi salvezza, liberazione, guarigione piena, attesa di futuro migliore. Certo. Don Giovanni, tra poco andremo ad ascoltare Paolo per ricordare quali saranno gli appuntamenti della liturgia che potremo, come ho detto,
condividere con gli amici a casa anche da Espansione TV. Per questa ragione vorrei ripercorrere insieme a te, partendo da ieri, la Domenica delle Palme, quelle che sono le tappe settimanali, con il tuo commento ovviamente sul significato. Quindi ieri questa Domenica delle Palme, nella quale sappiamo bene c'è l'ingresso trionfale, che poi nell'arco dei giorni successivi si trasforma in qualche cosa di completamente differente. Ecco, qual è la lettura che, sposandosi con la realtà dei giorni nostri, vuoi dare a questa giornata? Ma la Domenica delle Palme è l'introduzione della grande settimana, diventando partecipi di Gesù, il quale entra in Gerusalemme, vi entra come messo, così come i profeti l'avevano annunciato, vi entra per portare la salvezza. Il dramma che immediatamente si svela fin dall'inizio della Settimana Santa è che quello che Gesù viene a donare, noi, o meglio i suoi contemporanei, ma anche noi, rischiamo di pretendere, di volercelo accaparrare. E quindi distruggiamo. Quando noi distruggiamo il dono, distruggiamo l'amore. Certo, Don Giovanni, da questa giornata, quella di ieri che abbiamo alle spalle, si passa poi al Triduo Pasquale, partendo appunto dal giovedì. Giovedì che è una giornata comunque molto importante, il Giovedì Santo, perché se, ovviamente correggimi se sbaglio, perché l'esperto sei tu, tra le tante varie cose e celebrazioni, il Vescovo comunque consacra anche gli oli santi. Quindi la prima domanda è corretto? Ti sto dicendo una cosa che è vera? Al mattino del giovedì, diciamo, c'è questa celebrazione che abbiamo, è posta qui liturgicamente, gli oli vengono poi portati nelle parrocchie e presentati ai fedeli all'inizio della messa in cena domini. Ecco, ma quello che voglio sapere da te, Don Giovanni, quello che voglio sapere è il significato appunto di questo momento, di questa consacrazione, ma soprattutto l'utilizzo che poi se ne fa, lo sappiamo, viene usato per il battesimo come per l'estrema unzione, quindi ha un significato molto alto. Quindi come ce lo vuoi passare questo concetto? Certo, nel mistero della Pasqua, attraverso la grazia del battesimo, della cresima e anche della nostra sofferenza, noi diventiamo sacerdoti. Sono gli oli che esprimono la nostra sacerdotale e ci preparano così a partecipare alla Pasqua del Signore. Questo è il grande dono che noi abbiamo. Ed entriamo poi nel mistero del Triduo, di cui i giorni veri sono venerdì, sabato e domenica. Il Giovedì Santo sera è già venerdì, perché nel conteggio ebraico la giornata inizia al calar del sole. Quindi nel pomeriggio del giovedì noi entriamo già nel Venerdì Santo, e Venerdì Santo che vede il compiersi di quello che Gesù prefigura nell'ultima cena e che trova pienezza nella sua risposta. Ecco, ahimè il collegamento non è ottimale, comunque vado invece da Paolo nel frattempo, perché arriviamo al Triduo, che sono appunto le giornate nelle quali ci saranno dei momenti che saranno condivisibili attraverso le dirette. Paolo, ce li vuoi elencare? Sì, vorrei anche dire una cosa in più rispetto a quello che diceva Don Giovanni sul Giovedì Santo, che è anche il momento in cui il clero diocesano si riunisce in cattedrale intorno al proprio vescovo, è un momento appunto di unità della chiesa locale. Questo è una cosa importante. Certo. Il giovedì mattina, appunto alle ore 10, la diretta sarà su Espansione TV, appunto dalla cattedrale, mentre alle 18 la messa della cena del Signore sarà trasmessa sui canali streaming della cattedrale e della diocesi. Come sempre su questo canale streaming verranno trasmesse il Venerdì Santo alle 18 l'azione liturgica e il Sabato Santo sempre alle 18 la veglia pasquale. Su Espansione invece
L'appuntamento sarà venerdì pomeriggio alle 15 in diretta dalla Basilica del Crocifisso, dove ci sarà la Via Crucis, sempre presieduta dal Vescovo, e alla fine ci sarà una benedizione della città e con i commenti studio lì da voi di Don Andrea Messaggi. E l'altro appuntamento con Espansione è la mattina di Pasqua per il solenne pontificale delle ore 10 dalla cattedrale. Ecco, vorrei anche già aggiungere che le messe continueranno anche per il periodo di aprile, e posso già annunciare che l'11 e il 18 saremo al Santuario della Santissima Trinità Misericordia di Maccio di Villa Guardia, quindi questo è un appuntamento importante. E magari per chiudere il mio intervento, ricordare, come diceva ieri l'arciprete in cattedrale, chi può partecipare alle celebrazioni di persona di partecipare, nel senso anche di prevedere anche la responsabilità al rispetto delle regole, però chi può andare di presentarsi in chiesa. Naturalmente, grazie a Paolo. Torno per l'ultimo minuto che abbiamo a disposizione prima dei saluti da Don Giovanni, con il quale auspico che il collegamento sia magari parzialmente migliorato, per dire intanto sono sicura che tu sia molto contento di quest'ultima osservazione che Paolo ha fatto, cioè l'invito a partecipare di persona, al di là della possibilità di seguire ovviamente le celebrazioni grazie alla diretta di Espansione TV, che è un servizio importantissimo. Ma credo che tu hai sempre caldeggiato questo aspetto della presenza e quindi sarai contento che questo in qualche modo nel divenire, anche grazie ai vaccini, a quello che ci sarà, potrà essere sempre più presente. Quindi contento, Don Giovanni? Certamente, anche perché io continuo a dire alla gente che la messa non è una fiction, la messa è un evento, è una realtà, quindi siamo chiamati a prenderne parte, a partecipare, soprattutto per chi ne ha possibilità, a quei vestiti della Settimana Santa, del Triduo Santo in particolare. Bene, io con questo saluto e ringrazio Don Giovanni Lia e Paolo Carboni per essere stati con noi. Una buona Pasqua ovviamente ad entrambi. Buona Pasqua. Alla prossima, grazie anche a voi per essere stati con me. Io torno domani, tra pochissimo l'informazione.